Buongiorno, benvenuti alla testata di venerdì 8 maggio. Leggiamo le notizie che riguardano Bari e provincia, lo facciamo come sempre con livenetwork.it dalla redazione di IoTV, canale 649 del digitale terrestre. Apriamo con Andria, dove è scoppiata una cabina Enel ubicata in un palazzo nel centro cittadino. Ovviamente attimi di paura tra i passanti. Santeramo in colle, vediamo la stessa notizia sia sul sito di Santeramo sia sul sito di Cassano delle Murge, incidente stradale sulla Cassano-Santeramo. Molfetta, sorteggiati gli scrutatori tra i disoccupati e studenti. Sono state 469 le domande pervenute dagli iscritti all'albo degli scrutatori. Per chi volesse verificare l'elenco sono sul sito web del comune di Molfetta. Palo, oggi una palese su Italia 1, Annalisa D'Achille infatti canterà il karaoke condotto da Pintus. Bisceglie, elezioni regionali, ecco l'elenco degli scrutatori. Ovviamente per chi volesse approfondire e quindi poter vedere la propria possibilità di lavoro come scrutatore deve visualizzare appunto i siti del comune. Giovinazzo, rapinato un panificio in via Bitonto, il colpo ieri sera verso le 20, bottino di modesta entità. Terminiamo con Altamura, tra ricorsi accolti e non, ecco il quadro definitivo delle prossime amministrative. Il TAR di Puglia si è pronunciato anche sul ricorso presentato dalla lista Legalità e Sviluppo che supportava la candidatura a sindaco di Francesco Di Palo. E con questo è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo anche gli altri appuntamenti sul nostro canale IoTV, quindi 649 del Digitale Terrestre, oggi daremo la diretta della processione in mare del Santo Patrono di Taranto, quindi San Cataldo. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana.